Madre Celestina Bottego colpiva per la serenità dello sguardo e la dolcezza della voce. La sua accoglienza e le sue parole toccavano, perché capivi che c'era una fede profonda, non ostentata, una gioia vera, che andava oltre le difficoltà del quotidiano e si apriva ad un sorriso che sapeva di cielo. Ecco, conoscere la madre è stato proprio una grande fortuna, perché la madre è molto difficile da descrivere, forse anche perché era di due culture, americana e italiana, bella madre irlandese, quindi era ricchissima come donna, è una donna molto moderna, è una donna di grande fede. Lei, tutte le persone che la avvicinavano dicevano che la madre dava grande pace. Celestina Bottego è nata negli Stati Uniti, a Glendale, nell'Ohio, il 20 dicembre 1895, da padre italiano e madre irlandese. Il padre, Giovanni Battista, era il fratello maggiore dell'esploratore Vittorio Bottego, noto per le sue scoperte geografiche nell'Africa orientale. Fu in seguito alla morte dell'esploratore che Giovanni Battista tornò a Parma con la famiglia e si stabilì a San Lazzaro, dove Celestina crebbe e visse tutta la sua vita. San Lazzaro in quegli anni aveva 1200 abitanti e lei li conosceva uno per uno. In quel periodo Celestina incontrò la spiritualità benedettina grazie all'abate Emanuele Caronti, acquisendo una solida formazione ritmata su un Ora et Labora che la porterà a diventare nel 1922 oblata benedettina. Visse tale impegno con fedeltà, nella preghiera che si traduceva in una carità a tutto campo, quartiere, parrocchia, scuola e servizio di Croce Rossina. Che tempo di guerra! La signorina Bottego era Croce Rossina e io me la ricordo con tutto quell'abito, quella cosa in testa che aveva con la croce. Lei comprava la lana, a noi ragazze ci faceva fare le sciarpe, i guanti, le calze e li mandava ai soldati al fronte, dove erano al freddo ovviamente. Perciò ha fatto del bene ai soldati che erano in guerra, ma ha fatto del bene a noi che abbiamo imparato tutte a lavorare di ago e di ferri. Chiunque fosse nel bisogno poteva rivolgersi a lei. Durante la guerra molti hanno ricevuto indistintamente il suo aiuto, tedeschi, ebrei e prigionieri. Stava vicino a tutti, in particolare ai giovani, che ospitava in una casa rustica di sua proprietà chiamata Palazzone. La sua casa era aperta a tutti quelli che avevano bisogno di un aiuto, di un sostegno, dalla mamma in cerca di un consiglio al povero che cercava solo un po' di pane. Assisteva chi era ammalato, seguiva da vicino le ragazze occupate in umili mansioni come le lavandaie, dando loro una buona educazione e aiutandole anche a farsi una famiglia. Non faceva distinzione tra chi frequentava la chiesa e chi non la frequentava. Per tutti aveva una buona parola e un aiuto concreto. Molti si sono avvicinati al Signore grazie alla signorina Celestina. Una sua compagna di scuola scrisse: missionaria lo era già da quando frequentava le magistrali, perché era riuscita a convertire un'amica di scuola che non credeva in Dio e a darle una formazione interiore profonda. Pregava a lungo in chiesa, in ginocchio, immobile, davanti al tabernacolo, con gli occhi bassi. Per me era una santa già allora. Per lunghi anni Celestina Bottego fu insegnante di inglese nelle scuole di Parma. Nel 1947 io frequentavo l'ultimo anno dell'istituto e come insegnante di inglese avevo la signorina Celestina Bottego. Era una bellissima signora, aveva un tratto molto nobile ed era gentilissima, aveva un tratto molto affabile. Tutta la classe le voleva bene perché ci metteva tutti a nostro agio. Nel 1944 accettò di collaborare con il saveriano padre Giacomo Spagnolo alla fondazione dell'Istituto delle Missionarie di Maria. In quegli anni la sua casa cominciò a riempirsi di giovani desiderose di servire la missione. Io e la mia compagna di banco, si chiamava Liliana Rossi, l'abbiamo conosciuta più degli altri compagni perché lei mi invitava spesso ad andare alla villa e c'era un piccolo gruppo di signore e io credo che fosse il primo gruppo della congregazione, naturalmente. Ci offriva il tè e poi la mia compagna si appartava in una saletta a colloquio con la nostra insegnante. Poi nell'ultimo trimestre questa mia compagna scomparve. È passato qualche anno e la mia compagna si fece di nuovo viva e venne a cercarmi e mi venne a trovare e mi portò allora a vedere la nuova costruzione e ebbi ancora il gradito dono di incontrare ancora la mia cara insegnante. La sua accoglienza rasserenava tutti e in particolare i genitori che venivano a consegnare le loro figlie con il cuore stretto dalla sofferenza del distacco. Ritornavano alle loro case convinti che le loro figlie avevano trovato una nuova famiglia e una nuova mamma speciale. Persino mio padre, che non voleva che io entrassi in questa congregazione, quando la vide mi disse: ti do il permesso di entrare. Dopo che ho visto questa donna è rimasto incantato. Anche dopo la fondazione delle Missionarie di Maria, la madre non cessò di interessarsi ai più piccoli. Contribuì attivamente all'apertura della scuola materna in San Lazzaro, inviandovi alcune delle sue missionarie a lavorarvi. Il suo senso dell'accoglienza si faceva poi generosa ospitalità. La chiave per capire la sua spiritualità e la sua vita è nella frase di San Benedetto: nulla anteporre all'amore di Cristo. Mettere quindi Dio al primo posto. Da questo scaturisce lo spirito di fede, l'accoglienza e tutto il resto. Madre Celestina si dedicava con intensità alla formazione delle missionarie, le formava alla maternità spirituale e alla passione apostolica. Era una grande missionaria, ci incoraggiava ad andare in parrocchia, ad insegnare il catechismo ai bambini e ad assistere quelle persone che avevano bisogno. Gesù era al centro della formazione che impartiva alle sue nuove figlie. La bontà, la dolcezza, l'umiltà di Gesù orientava le loro anime verso una vita di dedizione al prossimo. Sempre disponibile, sempre attenta e sollecita, Madre Celestina accompagnava le sue missionarie nella formazione a San Lazzaro e anche nei loro primi viaggi verso la missione. La madre era già cittadina americana, parte con me per gli Stati Uniti. Dopo una sosta a New York, arriviamo a Petersham, Massachusetts, nel noviziato dei nostri carissimi fratelli Saveriani. Il giorno dopo del nostro arrivo, iniziamo il nostro servizio in cucina. Ci mettiamo il grembiule, lasciato il giorno prima dalla cuoca, e ci mettiamo all'opera. La madre, sempre serena, ottimista, intraprende con coraggio ciò che a lei era completamente nuovo. Lei non aveva forse mai messo il piede in cucina. Ed incoraggiava me a servire e pregare per i nostri futuri missionari. Il desiderio costante di mettere Dio al primo posto ha sempre accompagnato la sua vita. A 50 anni poteva ritenere definita la sua vocazione. La svolta fu il sì detto dopo alcuni mesi di travaglio interiore ad una cartolina inviatale da padre Spagnolo come augurio di Pasqua, con una sola parola: tutto. Quelle tutto non è stato certamente indolore, perché significava un radicale cambiamento della sua vita. Così si esprimeva il 24 maggio 1957 scrivendo dalla nave Conte Biancamano, ricordando quel giorno. In un'atmosfera di pura fede e di fervore fui condotta a dire il mio sì da un tenue impulso interiore a cui non potevo resistere. Sapevo di essere libera, eppure non ero libera. Un sì che va crescendo, gravido di conseguenze, che ha le sue radici nella storia della sua vita. Il sì al viaggio in Italia per ricongiungersi al padre e ai fratelli. Il sì alla vita laicale vissuta nella preghiera e nel servizio in una formazione umana, culturale e spirituale seria e profonda. Il sì alla scelta di una vita missionaria, religiosa e comunitaria che avrebbe permesso ad altre donne di dire altri sì al Signore. Un sì drammatico ma evangelico, in linea con la spiritualità di Madre Celestina, lo hanno pronunciato tra il 7 e l'8 settembre 2014 a Kamenge, in Burundi, le sorelle Olga, Lucia e Bernadetta, trucidate da una mano sacrilega. Una vita, la loro, spesa in Congo e in Burundi, nel servizio di Dio e dei fratelli, testimoniando un amore che supera ogni confine di religione, lingua e razza. Chi vive con loro però e sa vedere, capisce che la gente soffre. Infatti situazioni di povertà, malattie, malnutrizioni, altre forme di oppressione sono il tessuto quotidiano della maggior parte della popolazione. Gioia di partire perché sento che quel sogno di annunciare Cristo e di servire i fratelli dell'Africa sta diventando realtà. Partire è anche morire, anche lasciare, è salto nel buio, perciò ho anche dei timori. È bello dare e donarsi per Cristo, rischiare la propria vita per Cristo. Ho potuto sperimentare come è importante andare all'incontro dell'altro, accogliendolo con un cuore aperto e senza pregiudizi, sapendo che l'altro ha qualcosa da offrirmi, così come anche io posso offrirle, e arricchirci mutuamente. Ecco, il vivere ormai da più di 20 anni in Asia mi ha insegnato anche questo, cioè l'importanza di conoscere l'altro per quello che veramente è. Io sono in contatto con il mondo buddista da oltre 20 anni, ecco, e queste realtà richiedono un approccio personalizzato, nel senso che io ho bisogno di sapere veramente con chi sto parlando, con chi ho a che fare, e nel conoscersi si apre una dinamica anche di dono reciproco. È un cammino fatto insieme che fa cadere luoghi comuni, che apre nuovi spazi di conoscenza, che crea anche nuove possibilità di collaborazioni nel rispetto reciproco. Sono in missione in Brasile, esattamente nella regione amazzonica del Brasile Nord, da 4 anni. La città dove siamo è una città lungo il fiume, si chiama Abaetetuba. In questa periferia della grande Belém mi occupo di un centro di salute che è di proprietà della Chiesa Cattolica diocesana, dove sono presenti come missionarie. dove anche stanno lavorando come infermiere, come ostetriche, come coordinatrici. Prima ero tutta dedita a una professione che amo moltissimo, che è la professione infermieristica. Mi dicevano: perché lasci l'ospedale, perché lasci i tuoi amici? E rispondo ancora perché il Signore mi ha fatto capire che quell'amore che io davo in corsia lo potevo dare anche in altri posti, soprattutto nel suo nome. La famiglia religiosa che mi ha accolto, che mi ha accolta anche con questo bagaglio di formazione, mi ha aiutato ad esprimere quell'amore che io sto dando. È l'unica cosa che io ho e la posso dare proprio in nome del Signore. E questo è il messaggio che vorrei dire a tutti. Attualmente la famiglia delle missionarie di Maria comprende sorelle provenienti da Europa, Africa, Asia e America Latina. Il 31 ottobre 2013 Papa Francesco riconosce le virtù vissute in modo eroico da Madre Celestina e la proclama venerabile. La Chiesa universale la riconosce come modello di vita cristiana cui ispirarsi, sottolineando la coraggiosa rinuncia ad un suo progetto di vita cristiana ben avviato per un servizio esclusivo alla diffusione nel mondo del Vangelo attraverso la fondazione delle missionarie di Maria. Ecco, della madre posso dire che era una grande missionaria, una donna che era sempre in giro per il mondo, era molto materna, molto buona, però fortissima. Dava delle obbedienze improvvise, ma con tanto amore, con tanta amicizia che io non la dimenticherò mai. È una cosa eccezionale per me. La madre è una santa e anche con una femminilità, con una maturità, armonia meravigliosa. Amava la musica, la danza e soprattutto era una contemplativa. Viaggiando, navigando, tu vedrai intorno a te tante persone che di chi il mondo per sé vuole guadagnare. Ma cosa serve il tuo mondo se poi perdi l'anima? Forse una realtà più grande tu devi cercare.